Sono onorato di intraprendere il servizio sulla provincia di Agrigento, è un incarico molto importante, è un incarico in un territorio che è ricco di storia, di cultura, di tradizioni, è ricco di bellezze paesaggistiche e naturali ed è ricco anche di un notevole potenziale. In questo territorio l'ARMA continuerà a operare come ha fatto finora, continuerà nel suo impegno al fianco dei cittadini, continuerà nel senso della collaborazione interistituzionale, quindi collaborerà strettamente al fianco della magistratura, con le procure distrettuali di Palermo, con la procura di Agrigento, con la procura di Sciacca, collaborerà con le altre forze di polizia sotto il coordinamento del prefetto per garantire ai cittadini e al territorio la nostra massima vicinanza, la massima attenzione per le esigenze della comunità. Il suo messaggio agli agrigentini. Il nostro messaggio è che l'ARMA è presente, lo sarà sempre in maniera più attenta, sempre in maniera più sensibile alle esigenze della popolazione. Lei arriva da un'area nella quale c'è una grande presenza mafiosa e arriva in una provincia, quella agrigentina, dove la presenza è altrettanto importante. C'è anche la zona ovest della provincia che ha particolari contatti con l'area di Castelvetrano e con Matteo Messina Denaro. Lei che idea si è fatto di questo? Intanto da osservatore. Sì, vengo da un'area ovviamente con diciamo, una fortissima presenza di criminalità organizzata, ma con un contesto decisamente differente. Arrivo in un'area ovviamente delicatissima nel contrasto alla criminalità organizzata, che qui storicamente è endemicamente presente. Ovviamente l'impegno dell'ARMA continuerà a essere quello che è stato garantito finora, con indagini che hanno anche fatto la storia di questi territori, e ovviamente sarà un impegno che sarà guidato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e sarà sotto la direzione anche delle procure di Agrigento e di Sciacca, quindi al fianco delle altre forze di polizia. Il territorio è un territorio che merita attenzione e noi garantiremo un rinnovato impegno da parte dell'ARMA. Ha puntato il dito su Agrigento, capitale della cultura, 2025, un momento importante in cui la città e la provincia sarà protagonista di un evento, diciamo, internazionale. È un'occasione importante per questa comunità, è un appuntamento importante. L'obiettivo dell'ARMA è quello di garantire sicurezza. La sicurezza è la precondizione necessaria perché ogni forma di sviluppo, ogni forma di investimento sul territorio possa avvenire in maniera corretta e in maniera più funzionale agli interessi dei cittadini. C'è qualcosa sul piano organizzativo a cui lei sta pensando o che ha già messo in pratica nelle sue precedenti esperienze che vorrebbe portare in provincia di Agrigento? Ovviamente questa è una fase iniziale di conoscenza del territorio e anche della nostra organizzazione sul territorio, ma sicuramente un obiettivo dell'ARMA, che è un obiettivo ormai consolidato, è quello della vicinanza al cittadino, vicinanza nei contatti con gli studenti, con i giovani, vicinanza alle parrocchie, l'incontro con i cittadini anche semplicemente per strada per rompere le distanze, per essere vicini alle esigenze e percepire quali sono le necessità dei cittadini. L'ARMA continuerà a fornire il proprio contributo al fianco delle altre forze di polizia che sono tutte impegnate con il coordinamento della Prefettura, del Ministero dell'Interno in questa fase molto importante. Quindi continueremo a dare il nostro appoggio, il nostro sostegno.